Buonasera a tutti, trasmissione di A Bordo Campo un po' ridotta, mancano le partite del Baranno e del Mondo Sport, non si sono potute giocare perché il mare grosso ha evitato alle squadre sia di andare in trasferta sia di giungere sull'isola. Comunque è un weekend importante soprattutto per la bella vittoria della Rinascita Ischia Isola Verde contro il Playanum, battuta alla capolista, poi altra vittoria importante del Procida in trasferta, ben 4-0 col quarto grad, e pareggio importante di un Forio decimato in quel di Monte di Procida. Ma andiamo a presentare i nostri ospiti per questa importante trasmissione. Oggi approfondiremo soprattutto i temi della Rinascita Ischia, però senza tralasciare eccellenza e promozione. Subito avete visto Simone Vicidomini, lo facciamo vedere di nuovo, ospite nostro opinionista, grazie Simone per essere con noi. Ciao Enrico, buonasera, grazie a te. Poi abbiamo nelle vesti di preparatore atletico, ma anche di tifoso ex giallo-blu da tempo, ma ancora attualmente pronto a dare con la sua passione, la sua voce, il sostegno alla squadra. Pierangelo Pesce. Buonasera, salve a tutti, buonasera. Grazie per essere con noi. Poi, prima di far vedere l'ospite che abbiamo con noi, il terzo ospite, ma certamente non il terzo per importanza. Qui abbiamo tutti ospiti che sono da primo posto. Andiamo a vedere una clip che ci fa ricordare un bellissimo momento di questo calciatore. ...della formazione di Edireia, il gol nel secondo tempo sull'assist di Scappaticci e di Mazzella all'esordio assoluto in Serie B. Andiamo in studio, Daniel Mazzella, un gol col Pescara qualche anno fa in Serie B contro il Lecce. Gran bella soddisfazione. Eri un calciatore, ti ho visto crescere, che avevi tante tante qualità. Mi dispiace che questa è stata la tua unica apparizione in Serie B, ma apparizione con la firma. Sì, no, è stata un'esperienza bellissima. Peccato che si è conclusa presto. Si è conclusa presto anche perché il Pescara quell'anno in effetti non fece benissimo e poi dopo tu hai iniziato un po' a girovagare per tanti campi, passando anche per Ischia, per un Ischia che non faceva la Lega Pro, ma certamente era un Ischia che puntava a tornare in Lega Pro. Sì, tornai a Ischia nel campionato di Serie D, e facemmo bene quell'anno lì, arrivammo ai playoff, uscimmo contro la Nocerina e poi sono ritornato in Serie C non da protagonista e ora mi ritrovo qui a ripartire per l'ennesima volta. A ripartire per questi colori che comunque ho dentro da quando sono piccolo. Se non sbaglio, classe 88? Sì, 88. Quindi non hai fatto ancora 30 anni, nel pieno della maturità, pronto a seguire anche mister Pesce che vi bastona parecchio. È un preparatore che esigente. È una persona molto preparata, è una persona che ci tiene tanto a questa società e io sono contento di avere lui come preparatore. Senti Pierangelo, come cambia il ruolo? Da tifoso, pronto anche a criticare, a applaudire, a esultare, a chi adesso che viene messo anche in discussione? Io ci tengo a precisare che sono sempre tifoso, solo sempre tifoso. Do il mio piccolo contributo. Ma quando la squadra non corre, che dici? Mi sento male, mi sento responsabile. Due volte, sia come tifoso, e adesso sono anche c'è quella condizione passionale che ti prende anche rispetto ai ragazzi, quel legame che si è creato con i ragazzi. Capisco pure adesso, magari quando si critica, si fa, però capisco che la critica fa parte del calcio, fa parte tutti qua, pure a me penso che si dice. Pierangelo, possiamo dire, capisci quanto
È dura stare dall'altra parte ed essere protagonista di un lavoro, e quanto è facile criticare stando dall'altra parte. Vabbè, ma questa è, guarda, tu mi hai dato un assist adesso, mi hai fatto un assist, perché qui a Ischia siamo tutti bravi sempre a stare al balcone, nel senso che, e qua mi ci metto anche io, nel senso che chi opera sono 3-4 persone, io dal balcone poi metto e giudico, hai fatto bene, hai fatto male. Questa è la cosa più semplice per qualsiasi essere umano. Diciamo che il nostro progetto, io quando dico nostro, ci metto i ragazzi che hanno accettato, ci metto la società, i tifosi, gli amici, Aldo, Gianluca, Peppe Manzi, Federico, Antonio De Luca, Mauro Angelini, tutti, Cido Curci, Ivan Ditali, tutti coloro che comunque hanno sostenuto, Enrico Scotti non ultimo, perché è una figura importantissima e l'abbiamo visto, tante volte lo abbiamo criticato, in me in prima persona, però adesso capisco realmente la passione che ha, l'importanza che ha, la competenza che ha anche, che ha avuto in passato ad allestire determinate situazioni, perché fare calcio a dischi, ti assicuro, non è semplice, si devono veramente fare i salti mortali. Quanto è brutto oggi risentire quei cori, meritiamo di più? Ma adesso sai che non lo facciamo, questo meritiamo perché siamo noi. Però insomma, Eri, io ti devo dire una cosa, quest'anno se non ci fossero stati i tifosi, sono d'accordo con te, l'Ischia per la prima volta nella sua storia non avrebbe visto un campionato di calcio, ed è per me una sconfitta in quanto tifoso, in quanto appassionato di calcio, in quanto sportivo, perché non è possibile, è inammissibile una cosa del genere, forse la società più blasonata dell'isola, del territorio isolano, scomparire così a causa di persone che vengono. E da qui dobbiamo trarre beneficio e insegnamento, e non dobbiamo più cadere nell'errore di affidarci a tutti coloro che vengono, ci promettono, per poi scomparire nel nulla, e dopo essere scomparsi nel nulla avere anche la pretesa di dettare leggi e di dettare i loro ritmi, cioè dire è successo così, quando poi tu dall'esterno sai, adesso vi leggendo anche qualche carta, adesso non voglio, perché questo è un bel momento per noi. Anche se è un semplicissimo campionato di prima categoria, e ti assicuro che per i ragazzi, per noi e per chi ha dovuto insomma ricercare fondi e cose, non è stato per nulla semplice fare questo campionato. Vi faccio continuare, certamente l'argomento principale della nostra trasmissione, la rinascita Ischia. Sono cresciuti, Simone, rispetto ad agosto-settembre? Io vedo una squadra che ha delle idee, dei progetti, dei programmi, ed anche un gruppo in campo che è tanto tanto diverso dall'inizio. Sono cresciuti con il cambio, non me ne voglia, ma con il cambio tecnico di Isidoro Di Meglio, perché questa squadra ha trovato la quadratura giusta, sono arrivati giocatori che Isidoro già conosceva, hanno dato maggior spessore tattico, fisico, centrocampisti come Paradiso, che è un lusso averlo, Parchetta, Madarese, Daniel lo stesso, Mendille che 8 gol in 7 partite da quando è arrivato, una media altissima, è il vero trascinatore di questa squadra, sostenuta fino all'ultimo dai tifosi, nonostante ci siano altre partite di mezzo, però la gente comunque sta tornando allo stadio. È difficile perché è un campionato, come diceva Pierangelo, di prima categoria, però c'è finalmente la passione, la voglia di riscattarsi al più presto. Ok, di questo parleremo per gran parte della trasmissione. Ora andiamo in pubblicità, torniamo per aprire con l'eccellenza Monte di Procida For You. Abbiamo le immagini, le faremo vedere, le commenteremo e poi piano piano, passando per la promozione, un attimo in promozione ci dobbiamo stare, non abbiamo immagini, però dopo subito Rinascita Ischia. Pubblicità. Mese di dicembre, l'atmosfera natalizia, la crea la ditta alla raspata, pandoro con crema fior di latte, panettone farcito con crema allo zabaione, pandoro ricoperto al cioccolato bianco, tronchetto con crema al biscotto e caramello e pandor babà, 12 monoporzioni di pasta babà al rum con crema al burro. Per un dolce Natale ed un goloso Capodanno, festeggia con i nostri dolci prodotti. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco Natale, la raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. ABC, per respirare l'atmosfera natalizia.
ABC. La tradizione, il presepe, i pastori, gli addobbi natalizi. ABC, grande assortimento di alberi ignifughi, decorazioni, festoni ed illuminazioni. ABC, un mondo di belle idee. ABC, siamo ad Ischia Port, sulla riva sinistra. ABC, illumina il tuo Natale. Centro Medico Ischia. Sulla tua isola, vicino alle tue esigenze, il Centro Medico Ischia mette a tua disposizione medici specialisti ed attrezzature all'avanguardia per esami di radiologia, TAC 16 strati, risonanza magnetica muscolo-scheletrica, MOC, mammografia, ortopantomografia, ecografia. Il Centro Medico Ischia ti garantisce visite specialistiche per cardiologia, ortopedia, ostetricia ginecologia, diagnostica e prevenzione tumorale, ambulatorio di sterilità. Per curarti non è più necessario recarsi in terraferma. In via Leonardo Mazzella ad Ischia, Centro Medico Ischia. Accreditato ASL Napoli 2 Nord. Dal 1960 ci prendiamo cura della salute degli ischitani. Scaglione, la boutique dell'eccellenza. Uomo, donne e accessori. Cogli la promozione autunno 2017. In regalo per te un pullover lana cashmere per ogni 250 euro di acquisto. Un'occasione valida nei negozi Scaglione di via Alfredo De Luca e Corso Vittoria Colonna ad Ischia. Scaglione, la boutique dell'eccellenza. A Ischia, dal 1934. Confcommercio è l'impresa diffusa sul territorio ed è questo il vero motore della nostra economia. Siamo l'impresa nel settore commerciale. L'impresa nel settore turistico. L'impresa nei servizi e nei trasporti. Confcommercio è una realtà forte, moderna e attenta alle esigenze delle imprese. Questa è Confcommercio, imprese per l'Italia. Questi siamo noi. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Per la tua pubblicità scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Torniamo in studio, apriamo con la pagina dell'eccellenza. Va detto un Real Forio davvero decimato, addirittura erano assenti Iacono Cristian e Francesco, Nicole e Giovanni Calise, Didato, Aiello e poi tra l'altro Cantelli che si è visto proprio in prossimità della partita. Però prima di passare alle immagini di questa gara, chiedo alla regia di farci vedere risultati e classifica. Ecco i risultati: Barano Giuliano non si è giocata, rinviata, Marianese San Giorgio 1-2, Piemonte Frattese 0-2, Virtus Vola Puteolana 1-1, Sessana Fragolese 1-4, Monte di Procida Real Forio 0-0, il Casorio vince con la Maddalonese 3-0, Savoia Mondragone 2-1, classifica Savoia 37, Fragolese 29, Casoria 28, Frattese 26, poi tutte le altre. Vediamo il Barano fermo a 11 punti, Marianese anche 11, Giuliano a 12, insieme al Barano deve recuperare. Il Real Forio guadagna un altro punto, un punto importante proprio perché mancavano tantissimi titolari. Savio addirittura difensore centrale schierato da mister Impagliazzo. Allora, a coperta
Purtroppo se l'è ritrovata corta, ma è dovuto alle espulsioni della scorsa partita in casa persa col Virtus Volla. Però è un punto che, tra virgolette, anche se io mi ha dichiarato in pagliaccio che comunque alcune occasioni non hanno avute, potevano anche concretizzarle al meglio e magari potevano vincere. Però. Squadra ridotta all'osso, Sannino ancora fuori. Secondo te perché? Gioca Chiese, mi fa piacere, un giocatore che certamente ha qualità per fare più ruoli, però Sannino rimane così al palo. Ma dovremmo aprire una piccola parentesi su questo. Non ti dimenticare che siamo in piena finestra di calciomercato. Quindi non voglio allargare niente, tra virgolette, però anche altri giocatori sono fermi per questo motivo. Non è che sono fermi, diciamo, alcuni hanno qualche chiamata, altri hanno chiesto di andare via. Diciamo che il Forio ha dei prezzi, diciamo, dei giocatori pregiati, se vogliamo dire, che fanno gola a un paio di squadre, però dovrebbero rimanere lì. È normale che magari qualche voce di troppo di qualche squadra in alto fa calare un po' le prestazioni. Allora, ti leggo la formazione del Forio, poi andiamo a vedere le immagini. Mennella, Mazzella, Fiorentino, Piccirillo, Neacquisto, Conte, Castagna, Filosa, Trofa, Savio, Chiaiese, Sannino è entrato nella ripresa, Rubino, a disposizione in Pagliazzo, Norato, Nicolella, Cantelli, Iacono, Calise. La partita è finita 0-0, chiedo alla regia di farci vedere le immagini, le abbiamo scaricate da pochissimo, quindi le vediamo per la prima volta anche noi, c'è una musica di sottofondo, però le immagini sono ben chiare, riusciamo ad individuare benissimo. Torniamo in studio, abbiamo visto le immagini, un Forio che nonostante le deficienze ha dimostrato di essere padrone del campo, un Monte di Procida che probabilmente poteva fare di più, ma abbiamo con noi al telefono mister Mazziotti, Marco Mazziotti del Monte di Procida. Chiedo alla regia di creare il collegamento. Mister, ci sei? Ok, allora innanzitutto ti chiedo, sorpreso dallo schieramento di mister Impagliazzo con Savio da centravanti che passa in difesa, se non sbaglio? Ah, sorpreso sicuramente, anche se scelta azzeccatissima, perché Savio dall'alto della sua esperienza ha fatto una prestazione importante anche da difensore centrale, quindi i miei complimenti al ragazzo e al coraggio che ha avuto l'allenatore in questa scelta.
Allora faccio una breve parentesi, ti aspettavamo qui in studio, purtroppo anche tu sei stato danneggiato dal mare grosso che non ti ha permesso di venire a Ischia, però l'appuntamento è rinviato al prossimo lunedì, spero che ci saranno. Sicuramente, mi dispiace, mi avrebbe fatto piacere esserci, però oggi è stata una giornata veramente difficile per i trasporti, quindi vabbè, per me lunedì è rinviato solo di una settimana. Ok, allora mister Mazziotti, ti chiamo Marco, ci conosciamo ormai. Sì. Allora Marco, potevate anche vincere, alla fine l'arbitro ha annullato un gol, probabilmente eri in fuorigioco il calciatore che ha fatto il cross a centro. Tre punti che avete perso oppure giusto il pareggio? Per me è un pareggio giusto. Un primo tempo maggiormente di marca ospite. Nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosina in più, forse le due occasioni più clamorose, due o tre, le abbiamo avute noi anche nel primo tempo, le immagini non l'hanno evidenziato, però c'è stato un colpo di testa nostro su un'azione dalla destra con Lucignano che ha sfiorato, ha messo palla al lato, e nel secondo tempo si sono contrastati due giocatori miei a pochi metri dalla linea di Vennella. E quel finale con un gol annullato, però francamente non mi sento di dire né che è regolare, non so, le immagini non lo conferma. Dal campo, devo essere sincero, non si è visto il fuorigioco di chi ha crossato. Credevo che ci fosse il fuorigioco di chi ha fatto gol, invece quello non c'era proprio. L'immagine non c'è proprio, quindi onestamente vabbè, ma cambiava poco sulla prestazione. Per me è un pareggio giusto perché il Torino è venuto a fare una partita di grande qualità in casa nostra, noi siamo stati in tutto tono, non siamo stati i soliti, evidentemente qualche risultato positivo forse ci ha dato un pochettino la testa e questa settimana abbiamo abbassato un po' la guardia, non ce lo possiamo permettere, Forio ci serve la lezione perché una squadra che è venuta con tante difficoltà, con l'umiltà e con l'applicazione, ma con tanta qualità, devo essere sincero, con tanta qualità, ha fatto una bella partita, chiaramente le occasioni insomma, sono mancate un po' di qua e un po' di là, quindi secondo me il risultato di 0-0 è un risultato giusto e insomma, è un punto, come ho detto già in qualche occasione, è un punto positivo, è un risultato positivo, ma non è un risultato che serve probabilmente né all'una né all'altra. Allora, se io dico Monte di Procida tra le squadre più in forma, io in effetti dico la verità perché state facendo davvero bene, però leggo la classifica e vedo solo 15 punti. Mister, in effetti sì. La classifica fa un po' a pugni con lo stato di grazia della tua squadra, perché un pareggio ad Afragola dove stavate vincendo 3-1 e poi è finita allora, 3-3. Noi siamo stati una squadra suicida a Sessaurunca perché vincevamo 1-0 a 5 minuti alla fine, poi un episodio di poca sportività da parte avversaria dove abbiamo messo una palla fuori per far recuperare un infortunato, non c'è stata nessuna palla, hanno fatto l'1-1 e dopo due minuti sono andati in vantaggio, quindi in cinque minuti abbiamo bruciato il vantaggio. Ad Afragola vincevamo 3-1 a due minuti dalla fine, in 10 uomini, un arbitraggio che ci ha veramente penalizzato dal primo minuto. Siamo riusciti addirittura, abbiamo rischiato anche di perdere quella partita, a due minuti dalla fine vincevamo 3-1, quindi mancano all'appello almeno 5-6 punti in queste ultime partite che potevano cambiare letteralmente la nostra classifica e quindi vi portavano in zona playoff, vi portavano proprio in zona playoff. Questa poteva essere la classifica attuale, ma non, sicuramente le potenzialità sono quelle di una squadra che deve partita dopo partita a giocarsi una salvezza che sarà difficile perché si arriverà ad aprile secondo me sul filo di là. Si arriva ad aprile perché a parte il Piemonte vedo tutte squadre, anche se le isolane stanno un po' commesse peggio, Barana e Real Forio, però vedo tutte quante pronte a giocarsi la partita, la Marianese che viene a vincere a Forio oppure lo stesso Virtus Volla, e poi il Forio fa bene a Barano. Via, prego. Il Forio, a parte il Piemonte che secondo me ha così nemmeno rispetto a tante altre, in questo momento c'è la Sessana che sta rischiando di falsare un campionato perché
giocare domenica, ha giocato con la Juniores contro la Fragolese. Verrà probabilmente a Forio con la Juniores. Io sono andato due domeniche fa contro una corazzata e chiaramente si rischia di falsare il campionato. Non so, nessuno può intervenire in questo caso, però è chiaro che se io gioco contro Grezio, contro tutti i nomi altisonanti che c'erano fino a 3 settimane fa e oggi mi ritrovo contro i ragazzini. Vabbè, Grezio te lo troverai con Giuliano poi tra qualche... Giuliano ha fatto l'opposto. Giuliano aveva già una buona squadra, ha rinforzato con 10 elementi nuovi, ma di categoria superiore ancora, cioè ha preso il meglio per rinforzarsi. Loro hanno totalmente, letteralmente mandato via tutti e stanno giocando con la Juniores, quindi questo è un campionato che permettetevi di dire, nei miei confronti è farfalla. La Puteolana ha perso a Sessa Lunca è andata alla Fragolese e ha trovato la Juniores. Anche a livello playoff si falsano i campionati, a livello playoff si falsano i campionati. Questo mi dispiace, però è chiaro che ripeto, tornando al discorso di prima, il Forio visto ieri al Monte di Croce è una squadra di grande qualità che secondo me può giocarsela fino alla fine anche lei per la salvezza. Il Barano è guidata da Billone Monti, è una squadra che sa sempre il fatto suo e quindi fino alla fine non mollerà. Noi proveremo a mantenere il nostro passo, io vedo una bella lotta fino alla fine. Ok, hai fatto una bella fotografia di questo campionato, la faremo ancora meglio tra 7 giorni. Adesso ti chiedo un tuo commento sulla rinascita Ischia del tuo amico e grande allenatore Isidoro Di Meglio, che sta facendo molto bene con la rinascita. Ne ero convinto. Allora, Isidoro è un ragazzo che oltre ad essere competente di calcio ha dei valori da trasmettere ed evidentemente si è circondato di ragazzi che hanno sposato la sua causa, questa causa, e quindi saprà sicuramente dare quel qualcosa in più a una squadra che ha bisogno di fare punti, di risalire in classifica e di giocarsi le proprie chance di promozione fino alla fine. Quindi sono convinto che Isidoro fino alla fine la nuova Ischia si troverà a giocarsi la promozione nel finale di campionato. In effetti è la rinascita Ischia, questa squadra che in effetti sta cercando di rifare tutto il cammino per tornare in posizione in campionati che le spettano, perché la nostra Ischia eravamo abituati a vederla in Lega Pro, al limite in Serie D. Non so che cosa succede ogni volta che si crea qualche progetto lì e perché diventa poi dopo qualche anno fallimentare. Ischia merita sicuramente di più palcoscenici e sicuramente insomma si parte dal basso, però l'augurio è quello di costruire solide fondamenta, perché Ischia merita veramente di ritornare nel calcio che conta, insomma, non in queste categorie che devono essere solo di passaggio. Allora, mister, grazie per l'intervento, in bocca al lupo a te, alla tua squadra e alle nostre squadre isolane. Assolutamente, crepi, e buonasera a tutti e grazie per avermi chiamato. Ok, grazie a te mister, grazie. Buonasera a tutti. Ok, chiudiamo il nostro collegamento, un giudizio molto positivo da mister Mazziotti, che ha giocato anche con Isidoro Di Meglio. In effetti fa piacere che ci sia questo rapporto tra colleghi. Lo chiedo a te, Pierangelo. Certo, poi soprattutto quando si conoscono, insomma, c'è stima, c'è rispetto, l'amicizia. Poi la condizione professionale viene in secondo piano, soprattutto quando c'è stima e come dalle parole di mister Mazziotti si evince. Comunque posso fare voglio evidenziare una cosa. Noi dobbiamo ringraziare assolutamente, anche io mi parlo come tifoso dell'Ischia, della rinascita, Massimo Fondanelli, mister Massimo Fondanelli. Parliamo dopo della rinascita, quindi adesso... No, volevo dire questo perché prima lo volevo dire, prima... Non c'è problema, ti darò tutto lo spazio, vi darò tutto lo spazio possibile. Chiedo adesso alla regia di sfumare con il campionato appunto di eccellenza, ci andiamo a vedere velocemente anche la classifica e i risultati della promozione, così poi passiamo alla prima categoria. Eccoli, Afro Napoli United, Mondo Sport non si è giocata, poi Neapolis Pompeiana 2-1, Real Poggio Marino San Giuseppe 3-1, Rione Terra San Pietro
3-0, Puteolana 7, Sant'Anastasia 0, Vico Equense 5, Don Guanella 0, Virtus Ottaviano 2-0 con il Ponticelli, quarto grado Procida Calcio 0-4. La classifica, eccola: Afro Napoli 32, Real Poggiomarino 29, Virtus Ottaviano 28, Vico Equense 24, San Giuseppe 24, poi abbiamo 22 Rione Terra, anche quarto grado, Procida 21, quindi un Procida che può veramente cercare di entrare nei playoff. Mondo Sport a 0 punti con una partita in meno. Allora, velocemente, Procida, squadra attrezzata per entrare nei playoff. Simone. Beh, forse qualcosina gli manca per... ha tutte le carte in regola per entrarci, però qualcosa gli manca alla rosa, sicuramente gli manca un vero attaccante, che una sorta di bomber, perché comunque... Vabbè, ma c'è, hanno vinto 4-0, Lorenzo Costaiolo ha fatto una doppietta, sì, segnato però Toni. Non possono, sì, tu hai ragione, però non possono dipendere sempre dai fratelli Costaiolo. Il Procida, per come la vedo io, gli manca un attaccante, un uomo d'aria che sappia risolvere anche le partite. Non ti dimenticare che il Procida ha perso due match ball casalinghi, uno con che se vinceva tutte e due le partite, allora stavamo parlando di tutta un'altra classifica oggi. Poteva puntare al secondo posto, no, in se effetti. Tu ci metti 6 punti, che, cioè eccoli 5 qua, vediamo pareggio... la classifica, abbiamo 21 punti, se ne mettiamo 5 siamo quarti. Ha pareggiato con la Puteolana e poi ha perso col San Giuseppe, quindi sì, tra virgolette mettici più 5 e guarda dove arriva. È tutta... vero, però ha le potenzialità per farlo. Sì, però penso che il presidente Muro non interverrà sul mercato, perché l'obiettivo comunque è quello di ripartire con un progetto tutto procitano e la salvezza. Se si entra nei playoff ben venga, però non penso che sia questo l'obiettivo di inizio stagione. Di Spigna va via, saluta, in effetti lui saluta, però viene pure messo in condizione di salutare. Di Spigna. Il giocatore perdono qualcosa, certamente, e Di Spigna... Sì. E sul mercato per le isolane. Anche se non so se in casa giallo-blu c'è stato un timido tentativo, però da quello che ha dichiarato ieri il Enrico Scotti a fine partita, il nostro mercato è chiuso, quindi anche se Isidoro voleva la cosiddetta ciliegina sulla torta, penso che va bene così il mercato. Sì, il Procida ha perso qualcosa con Di Spigna, però rimane comunque una squadra, un'ottima squadra. Può servire al potrebbe andare al Mondo Sport. Sì, ci sono, potrebbe andare. Ci sono le condizioni. Sì. Gerardo, da quello che so, si sta muovendo, sta cercando di portare qualche giocatore che comunque penso che il Mondo Sport, per come sta ora, se prende 3 giocatori buoni può cominciare a fare qualcosa. Qualche punto per la risalita, qualche punto per arrivare nei play-out. Sì, per sperare ancora qualcosa. Manca un attaccante, un centrocampista e un difensore. Allora, Pierangelo Pesce, un giocatore come Di Spigna, vi farebbe comodo? Sicuramente la qualità di Di Spigna non si discute. Quindi è un giocatore... Classe 86, se non sbaglio. Sì, è un giocatore che farebbe sicuramente comodo, soprattutto nel nostro campionato. Che poi non mi sembra che avete giocatori con quelle caratteristiche. Non ci sta quel giocatore con quelle caratteristiche, però devo fare un plauso in questo caso ad Aldo Marina, che ha visto in Fabrizio Ferrandino un giocatore che poteva stare a centrocampo. Fabrizio, che dal torneo amatoriale insomma si è fatto classe. Fare... Fabrizio se ha 22-23 anni, una cosa del genere, quindi... 93. Sì, 93-94 dovrebbe essere. È un ragazzo che si è fatto da Devon, che cresce partita dopo partita, ha un buon piede. Certamente deve insomma ascoltare i giocatori più esperti. Si deve allenare, si deve allenare. Iniziare a credere nei suoi mezzi, esatto, conoscere esatto. Anche il campionato. Conosci il campionato, sfruttare la presenza di giocatori esperti come Daniel, come Mendil, come Paradiso, come anche i ragazzi che stanno in macchina, Chicco Buono, a centrocampo. Cioè, ci sono ragazzi che possono crescere
Certamente giocatori come Luca di Spigna nel campionato visto fino adesso sicuramente sono un lusso come la nostra rosa può vantare di avere in questo però momento. Di Spigna può giocare benissimo in eccellenza, quindi ogni campionato inferiore certamente la sua qualità emerge ancora di più. Una domanda sul mondo sport, ma c'era questa intesa tra voi, il mondo sport, per fare una squadra insieme? Sì. Tu lo sai benissimo, che perché io poi non ho peli sulla lingua. E ma sono domande che vanno fatte. Sì, 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 però io ti dico che non ho peli sulla lingua, ho esternato, la gente dice tu parli, oggi come oggi ci troviamo in un mondo più virtuale che reale, parlare su Facebook è come parlare, perché quando io lascio un post, un messaggio, ci sta la mia fotografia, sono stato molto chiaro, ed è vero che durante l'estate, poi c'è stata anche l'intervista di Enrico Scotto, non è che io sono un visionario, e poi ci sono persone come Ciro Curci, come Mauro Angelini, come Aldo Marino, come Gianluca Calise, insomma ci sono state una serie di avvicinamenti, a questi avvicinamenti ho preso parte anche io, dopodiché insomma sembrava che potesse nascere qualcosa di interessante, anche perché poi si poteva fare veramente qualcosa di interessante, no? Noi non ci saremmo buttati a capofitto sul titolo della San Gennarese pensando che era promozione, dopo sappiamo tutte le, quindi non ci nascondiamo sempre dietro al solito. Purtroppo quella è stata un po' l'emergenza, in effetti, l'emergenza non trovando dovuta quel titolo... all'avvicinamento e poi alla mancata parola di qualcuno che prima dice una cosa, dopodiché ne dice un'altra. Nel caso in cui ci dovesse essere una smentita, sono, te lo dico proprio qui, bugie, perché c'è stato l'avvicinamento e ci sono state varie condizioni che lasciavano credere che tutto potesse essere, tant'è vero che Enrico Scotti poco tempo fa lasciò un post abbastanza chiaro ed esaustivo ed evidenziava determinate situazioni. Mi dispiace per la classifica delle squadre, perché voi sapete che io per Ischia ci tengo tantissimo, per tutto quello che riguarda lo sport isolano, c'ho proprio una passione sfegatata. In questo caso mi dispiace per i ragazzi che vanno in condizioni ad essere umiliati, diciamo, e sportivamente è sempre una cosa negativa, per i ragazzi di Ischia, perché poi c'è un giocatore che veramente vale la pena andare a vedere, che è Gianni Conte, al quale... cioè uno si deve togliere il cappello perché qualitativamente non si discute, però è un peccato non approfittare e non partire con dei progetti che potevano avere delle basi solide, delle basi di partenza veramente come dice Simone, 3-4 giocatori di buona qualità potrebbero far risollevare questa squadra sicuramente, ma purtroppo penso che allora qui i ragazzi che si impegnano, che si allenano, qualcosa devono pure avere. Uno per il cielo non può andare, insomma. E quindi fare dei... o c'hai un settore giovanile veramente valido, costruito a tal punto che ti possa permettere di avere veramente una cantera, a livello di... ci trasferiamo a Barcellona. Però questa rischia non c'è. Ti devi affidare a persone che giustamente sacrificano del tempo, sacrificano qualche cosa. Qualche ragazzo che tu... si vuole mettere in gioco, però gli devi offrire anche qualcosina, nel senso il vestiario, le cose, ci deve essere una serie di condizioni che tutte devono portare poi a favorire la crescita di un progetto, ma se si fa, se tutto nasce da una menzogna, poi alla fine le bugie hanno le gambe corte e ti portano al fallimento, come è stato per i progetti dell'Ischia Calcio in Lega Pro, che stiamo sempre ad evidenziare, ma certo ha detto tutto nasce ogni volta con una certa identità, questa identità costantemente viene smentita e svalutata e buttata nell'immondizia a causa delle bugie dette da una serie di personaggi che si trovano ad orbitare purtroppo nel mondo del calcio. Questo secondo me è un grande limite per Ischia e per il calcio campano. Torno come su... la Sessana, non come ha detto Mazziotti, insomma, la Sessana che ha falsato scambio. Non è possibile, io trovo una squadra corazzata, vado lì, poi il giorno dopo trovo gli allievi, ma non è normale, cioè, ci deve essere un organo di controllo, perché poi queste persone, ha ragione
Cioè, ha ragione a lamentarsi, perché io perdo dei punti e dopo quella squadra ne guadagna. Cioè, cioè ci deve essere un organo di controllo federale. Vabbè, ma in effetti non ci sono norme che vietano queste situazioni. Assolutamente. Intanto, chi ha investito in questi soldi, soprattutto in questi campionati? Per questo le squadre falliscono, perché si investono dei soldi che poi l'anno dopo chi deve investire ci ripensa, che io non vado a fare che cosa. Sì, in effetti il calcio purtroppo non è mai stato una fonte di ricchezza. Allora ti volevo chiedere, Daniel, passando di nuovo su Di Spigna, secondo te Di Spigna è un giocatore che merita palcoscenici e spazi importanti? Il presupposto che Luca è un amico mio, non perché amico mio dico questa cosa, ma secondo me è un giocatore che ha delle qualità che a noi farebbero comodo. E io spero, lo dico proprio, spero che se la società riesce a trovare un accordo con il calciatore, a me farebbe molto piacere, perché è un giocatore per me validissimo. Possiamo dire che con Luca ce la giochiamo fino in fondo per arrivare primi? Ma sicuramente, l'abbiamo dimostrato anche domenica, che comunque... abbiamo trovato una quadratura, il mister sta lavorando tanto insieme a me, Mendil, quella che comunque hanno un po' più di esperienza, a trasmettere ai più giovani la mentalità, e la mentalità vincente è quella che fa la differenza in una squadra. Posso dire il sacrificio come obiettivo per poi avere risultati? Sì. In effetti è questo, perché uno se pensa di essere bravo e va in campo solamente perché qualcuno gli dice che è bravo, certamente il risultato... È sempre il campo che parla. E questo pubblico tifoso che è sia dirigente che è pronto ad alzare la bandiera, a fare i cori, ma anche a fischiare, tu come lo vedi? È una cosa bella, perché alla fine noi siamo una famiglia e... partendo dai tifosi, giocatori, magazziniere, dirigenti. Siamo una famiglia dove ci vogliamo tutti bene e abbiamo creato un gruppo compatto, che poi sappiamo tutti che per raggiungere degli obiettivi la cosa principale è avere un gruppo e avere l'organizzazione. E a mio modo di vedere le cose, noi per essere una squadra di prima categoria abbiamo un'organizzazione che non voglio esagerare, ma squadre in Serie D non hanno. Ok, siamo passati a parlare di prima categoria, adesso lo faremo fino in fondo con la rinascita. Tu volevi parlare di Fontanella, io ti chiedo, Fontanella viene anche scelto perché Pino Taglialatela all'inizio sposa il vostro progetto e dà anche un consiglio, puntiamo su Massimo, che è un ragazzo preparato, un ragazzo per bene, che è pronto a seguire il progetto. Ma io devo dire che io all'inizio sono stato uno di quelli che comunque era a favore di questa situazione, perché poi Massimo nel giovane ha sempre lavorato bene, tanto è vero che noi dobbiamo ringraziare, ripeto, il grande lavoro di Aldo Marina, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, che ha cercato insomma in tutti i modi di portare giocatori con ottimi risultati. Massimo Fontanella la stessissima cosa, ha contattato un sacco di gente, siamo scesi in campo, all'inizio eravamo io, Fontanella, Enzo Restituto, Alessandro Trani, anzi forse Alessandro è venuto qualche giorno dopo, cioè sul campo era De Simone, poi c'era Luigi Di Scala, all'inizio che poi se ne andarono via, eravamo pochi, bisogna dare atto a Massimo. Un poco, posso fare un battuto, come il primo Napoli di De Laurentiis, che portò Sosa i palloni, perché il Napoli non aveva neanche i palloni. Era così, sul campo così è stato, quindi bisogna... ringraziare, a parte l'aspetto qualitativo di gente come Vincenzo Restituto, che hanno sposato subito il progetto, la qualità di Vincenzo Restituto non si discute, la qualità anche di Alessandro Trani, che ha 38 anni, comunque è in una forma che poi è migliorato negli anni, è una forma strepitosa, un ragazzo che io ho allenato tantissimi anni fa, lui era alla stessa classe di Brienza, di Caserma, di tanti altri. E poi c'è stato Alessandro Ciccarone, che comunque grande fisico, che dal torneo amatoriale insomma qualitativamente ci ha fatto il gol all'Accamino nell'esordio della rinascita. Cioè, veramente bisogna dire a Massimo Fontanella grazie. Scusami, diciamo grazie, però dopo quattro partite diciamo io poi si chiude qui. Purtroppo le dinamiche, il calcio, no, tu lo conosci bene, lo conosci forse meglio di me, è una vita che le dinamiche del calcio sono strane, perché io ti dico una cosa,
la più bella partita, ma no, senza nulla voler togliere a nessuno, perché io poi Isidoro, ottima scelta, anche se prima, dietro ci sta una serie di inquinamenti che bisogna sempre poi centellinare. Col Mavo e di Sport, senza avere una grandissima squadra. Senza avere una grandissima squadra, con Muscaril che fa un gran gol, che è un ragazzo che comunque si impegna tantissimo, senza Restituto, perché Restituto era infortunato quella partita, con un rigore, con il Mawed che si sta dimostrando forse la migliore squadra del campionato, perché ha rincorso e fino ad apprendere grazie alla nostra vittoria. Quindi grande risultato, grande merito va sicuramente a Fondanella. Poi le dinamiche nel calcio, perché non è una scienza certa, che dipende da alcune dinamiche che possono essere anche dipendenti dalla testa di qualcuno, ma bisogna metterlo in campo, perché è Sono così, fa parte di questo gioco che si chiama calcio, il carrozzone è questo. Che poi si può, anche la discussione, si vuole speculare a livello di cioè, hanno avuto la discussione, ma nel calcio si sa che uno dice la sua e quell'altro praticamente non è d'accordo, voglio dire, all'ordine del giorno, però dopo uno si stringe la mano, si prende un caffè e si cerca di andare sullo stesso sentiero tutti, voglio dire. Vabbè, ma in effetti si sta nel calcio proprio perché c'è passione e si vuole anche esprimere un'idea, altrimenti si farebbe un'altra cosa. Esatto, adesso si mette al balcone e attende che succedano gli eventi, insomma. Simone, va via Fontanella, arriva Isidoro Di Meglio, dopo facciamo la domanda su Isidoro a Pierangelo. Io dico, ma clamoroso, perché la nuova Ischia non riusciva a trovare il feeling con i tifosi, proprio perché secondo alcune voci il problema era un po' anche Isidoro Di Meglio, adesso si chiama proprio Isidoro Di Meglio. Io ho avuto questo dubbio, l'ho letta quasi con una sorpresa clamorosa. Tu? Bell'enigma. Io gli ho chiesto, quando arrivò Isidoro in panchina, la prima domanda che gli feci: mister, ma come mai questa scelta? Eppure lei era stato messo, cioè, tra virgolette, come colpevole di tutto ciò, quello che era successo, del mancato rapporto tra tifosi e società e così via. Come mai questa scelta? E lui mi ha risposto: io perché amo questi colori giallo-blu e voglio dimostrare per quello, veramente per quel che sono, voglio dare un riscatto, voglio che la gente creda in me. Questo è... giusto come l'abbiamo letta noi, poi a te adesso chiarirci a fondo la situazione, perché va detto, io rispetto Isidoro come persona e come allenatore, perché è una persona per bene e poi ha dimostrato di saper fare anche l'allenatore in questi campionati, però non è mai facile fare l'allenatore, partendo dai più piccoli arrivando ai più grandi. Allora, partiamo da questo presupposto, che il tifoso molte volte si lascia andare a delle esternazioni che sono ridicole, nel senso che uno dice una cosa, magari non la pensa, presa dalla rabbia, e va oltre. Se io devo dirti da tifoso che ce l'avevo con i giocatori, ma ti direi, perché prima di tutto lo conosco da una vita, abbiamo fatto anche, io andai a fare un ritiro insieme quando non c'era il massaggiatore con Goviane, andai a campo di giochi, io mi ero fatto male al ginocchio, potevo dare una mano e andai a dare una mano a loro. A parte il fatto che è un ragazzo, come ti dicevo prima della trasmissione, che ci incontriamo, quindi avercela è una cosa grave, è una cosa seria. Diciamo, uno può contestare la cosa, poi ha giocato con l'Ischia una vita, è sempre stato un grande combattente, è un ragazzo che come atleta non ci discuteva, uno che ha sempre sudato la maglia, quindi bisogna un pochettino valutare quelle che e andare un po' a ritroso, magari ci sono state delle dichiarazioni di qualcuno, delle cose che hanno poi portato a trascendere magari in discussioni inutili, però da qui ad arrivare che il problema è Isidoro Di Meglio non credo proprio, probabilmente il problema era, come poi si è manifestato, perché quello che è successo con la nuova Ischia, con la nuova Ischia, con il titolo del progetto, io poi non ci ho capito più niente a un certo punto, non ci ho capito più nulla. Ma in effetti quest'estate c'era la nuova Ischia in promozione, poi comprano il titolo, vanno in eccellenza, poi vendono il titolo alla Puteolana, in effetti veramente in un mese è cambiato di tutto. Secondo qualcuno hanno perso le elezioni, quella corrente ha preferito fare marcia indietro, secondo altri è stato deciso da alcune persone di quella società senza che altri sapessero
Guarda, troppo. Enrico, tu probabilmente, tu Simone, qua, sapete più di me. Io ti dico che da tifoso, esternando probabilmente in maniera forte durante l'estate, perché poi è un atteggiamento questo della scomparsa, così prendo il titolo, lo rivendo, lo rifaccio. Gente che non si sapeva, aprivi il giornale e il giorno dopo era una, poi dice faremo un campionato così, il titolo è stato venduto, ancora no, se ci date due giorni di tempo, cioè era, è stata veramente una diatriba infinita che ha portato all'esasperazione. Tant'è vero che noi siamo arrivati ad agosto a non avere una certezza, sì, di alcun genere. E che tu ti ricordi come direttore di Telesche, come tifoso, sarebbe stato il primo anno. È vero, perché pure quando è scomparsa nel 98, Vito Iacono subito si mise a disposizione. E se non ti ricordi, ci fu anche balestriere, cose che fecero. Vabbè, c'è il problema dell'isola di Ischia, il nome. Ti ricordi? Quindi c'era sempre qualcosina. Questa non ci sarebbe stato nulla, caro Enrico. È vero, hai ragione, non ci sarebbe stato nulla. Quindi, in effetti, voi siete partiti, avete detto anche una squadra di terza categoria, la facciamo. Il nostro... ci fosse stata la nuova Ischia, avreste fatto la terza categoria, dico bene? Enrico, questa nuova Ischia purtroppo non è mai stata bene accettata, perché è nata quando ancora c'era l'Ischia. L'Ischia, sì. Era stata vista come alternativa a quei colori. Probabilmente, se noi fossimo stati lungimiranti, dicevamo... Facciamo una cosa, però sai, uno è legato all'Ischia, ma non perché uno ce l'ha con la nuova Ischia. In quel momento probabilmente uno la vede anche se lì era destinata al fallimento all'Ischia Calcio, perché lo sapevano tutti, tranne qualcuno, ma tutti lo sapevano che non avrebbe avuto continuità. Vabbè, secondo me nel momento in cui è entrato Vicky Di Bello si è capito che si sarebbe arrivati fino in fondo. Ma anche con la gestione porta che... Se ben ricordi, non so se ricordate, vabbè, Pierangelo si ricorda bene, con l'avvento di Maurizio in panchina, lui dopo la salvezza... ha fatto un'altra, a Reggio Calabria, ha fatto da pari dichiarazioni a alto livello. Lo so, lasciamo stare che me... Lui dopo il play-out, tra virgolette, che meno male Mosciara alzò quel pallone sopra la testa, altrimenti l'Ischia era, sì, tra virgolette, altro che salva. Lui disse una ma volta... forse era meglio, avremmo fatto la Serie D, sì, forse sì, saremo ancora in Serie D. No, può dare, però Maurizio disse... L'Ischia pagherà i debiti che la gente non sa cosa c'è sotto. Aveva ragione, però. Vabbè, ma c'è già un tecnico dice una cosa del genere, esatto, sfudorata, vergognosa e inaccettabile. E queste persone che noi vogliamo... Allora, qui io adesso mi bisognerebbe ritornare indietro. A me fa piacere vedere giocare Daniel allora, Mazzella. Torniamo a noi, torniamo a noi. L'ultima domanda cattiva e poi parliamo di calcio giocato. Secondo qualcuno arriva e si torna di meglio, così i di meglio partecipano alla società. No, non è vero. Ma questa, sì, è una voce che abbiamo sentito tutti. Il Ciudad di Meglio è venuto con Francesco e Fratelli in maniera assolutamente coraggiosa, senza alcun tipo di legame di nessun genere. È venuto come allenatore, il Ciudad di Meglio è venuto come allenatore dell'Ischia Calcio. Si è preso una risposta che non è semplice. Dopo quello che è successo, ecco, poi ripeto, bisogna essere chiari e dare a Cesare qualcosa di... Ha avuto coraggio, perché prendere questa squadra, fare l'esordio, pareggiare con il Laccamino, andare fuori casa, insomma, all'inizio non è stato semplice, abbiamo perso qualche punticino noi, perché poi abbiamo pareggiato dopo il Laccamino anche in casa con la Loggetta. Poi è venuto quasi nella tana del lupo, perché se avesse fatto male, bravissimo, sarebbe stato sbranato. E invece, allora, qua bisogna dare meriti Isidoro e anche a chi l'ha proposto e l'ha scelto. Ecco, questa, allora, probabilmente io la leggerei come una cosa contro nessuno, ma anzi nel dire guarda che contro di te non abbiamo nulla, cioè ti abbiamo scelto come allenatore in questo momento non semplice, proprio perché vogliamo dimostrare che probabilmente c'è fiducia verso di te. Se no non c'era bisogno di chiamarlo. Sono perfettamente d'accordo. Quindi, bel gesto da parte vostra, bel gesto da parte sua, accettare e rischiare dimostrando di essere pronto a lottare e a lavorare. Assolutamente. Ok, pubblicità, dopo torniamo, i numeri, le immagini della partita, la soddisfazione per la vittoria. A tra poco. Altrimenti
Per un Natale alla grande, scegli le grandi offerte della ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati. Da noi grande qualità a prezzi super convenienti. Calamari veraci varie misure, euro 9,10 al chilogrammo. Fritto misto crudo rispo 2,5 kg, 10,90 euro. Olio extravergine d'oliva 2 litri Monini, 9,99 euro al pezzo. Patate McCain a spicchi con buccia speziata, busta da 2,5 kg, 5,40 euro. Mix aperitivo pack gel 18 grammi, 3,76 euro al chilogrammo. Salame Napoli Fiorucci 1,5 kg, 6,80 euro al chilogrammo. Gira e gratta, grana padano, grammi 2,50, 4,50 euro al pezzo. Formaggio grattugiato mix Maser, 1 kg, 5,90 euro a busta. Ditta La Raspata. Chiamaci allo 081 90 27 56. Visita il nostro sito per conoscere le nostre proposte. La Raspata, specialisti del buono. Sul porto di Ischia, sulla splendida Rive Droite, trovi il ristorante La Baia del Clipper. Nunzio e la sua famiglia, in una calorosa atmosfera, ti faranno gustare piatti dai sapori unici. Specialità marinare, frutti di mare e pesce sempre di giornata. Cucina tipica mediterranea e la classica pizza napoletana. Il porto di Ischia, il faro e La Baia del Clipper. Il ristorante dove i sapori sposano il profumo del mare. La Baia del Clipper ti aspetta per festeggiare con te. Per info e prenotazioni 081 333 4200. 09. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Basta aspettarla da Napoli. La vera mozzarella di bufala adesso la produciamo a Ischia. Core e latte. A Barano, in via Vincenzo Di Meglio, il primo caseificio isolano. Mozzarella, ricotta, yogurt, formaggi. Tutte le prelibatezze del latte con la qualità che sposa la freschezza. Da Core e Latte sapete cosa mangiate. La mozzarella la facciamo davanti a voi. Vi aspettiamo per un viaggio nel gusto. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli La Futura. La differenza? Una questione di stile. Per la tua pubblicità scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Torniamo in studio e ora andiamo a vedere i numeri della prima categoria. Chiedo alla regia, appunto, di farci vedere prima i risultati. E c'è il bel risultato, appunto, della Rinascita Ischia che batte il Plaianum di Chiaiano 3-0. Poi vediamo il Lacco Ameno che non gioca per il problema di mare.
e poi Cardito Real Grumese 1-1, Città di Qualiano Real Fratta Minore 4-1, Bois Pianurese Inter Pianurese 1-1, Maued Sport che vola in testa battendo il quarto, Barrese Gescal Marano 0-0 e poi Sporting Campania Loggetta 2-0. La classifica in testa Maued Sport insieme a Plaiano ma 24, Cardito 20, 18 Città di Qualiano, Rinascita Ischia e Gescal Marano. Poi tutte le altre, l'acqua meno a 7 punti però con una partita in meno. Allora una classifica che si fa interessante, lo chiedo prima a te Simone. La vetta ormai è proprio vicina vicina. Vabbè, 4 vittorie consecutive è normale, soprattutto c'è da analizzare che 3 partite che non si subisce gol, e questo è un dato di fatto abbastanza importante, perché sappiamo tutti che chi vince campionato è proprio le migliori difese e i migliori attacchi, quindi l'Ischia è in un momento di forma stratosferica, se vogliamo dire, un rullino di marcia che continua a carburare sempre di più. Devo dire la verità che bene o male sono state affrontate le squadre più o meno che potevano, cioè questa Real Grumese che però c'è da affrontare con i giusti dovuti tempi, perché non è da sottovalutare come squadra. E poi vabbè, loro devono ancora affrontare una squadra come lo Sporting Campania. Vabbè, il calendario è in discesa, se vogliamo dire. Certamente però. In discesa, però siamo ancora a dicembre, presto. Quindi ancora presto. Il Mazzella è un valore aggiunto per voi, Daniel Mazzella? Sì, secondo me giocare al Mazzella per il modo in cui giochiamo noi e per le caratteristiche dei giocatori, secondo me è meglio. Beh, però è un campo certamente non in perfette condizioni per i tecnici come te. Giocare la palla a terra non diventa facile. Sicuramente, però giocare al Mazzella significa avere più spazi, e in queste categorie dove sappiamo tutti che l'arbitro è solo, non ci sono guardaline, e ci sta più possibilità, avendo più spazi, di trovare la giocata anche su un terreno non in perfette condizioni. Qui poi entra nel merito il preparatore atletico, bisogna anche lavorare bene, perché un campo pesante, se porta affaticamenti, porta anche qualche piccolo problema di stiramenti ed altro, mi sbaglio? Assolutamente, però ti posso... io questa cosa, però se scade nell'irrito... Prego. No, dico, in settimana lavorano parecchio. Sui Quanti allenamenti fanno? 4. Prima categoria 4 sono... Ma le devono fare, perché il campo, giustamente, se deve essere un valore aggiunto, e Daniel lo so, devi avere gamba, e per giocare al Mazzir devi avere gamba. E... Allora, i 4 giorni ti chiedo, proprio pure per conoscenza, come lavorate? Il primo giorno? Il primo giorno fate? Che sia o il lunedì o il martedì, poi aerobica? Sempre lavoro aerobico intermittente, però insomma. E poi il mercoledì ci basiamo su lavori non molto lunghi ma intensi di forza. Un po' di fartlek anche va fatto. Facciamo un lavoro aerobico intermittente, calcolato però, insomma, studiato, in base a quelle che sono le capacità di ognuno. E la capacità di miglioramento di ognuno, perché in effetti ci sono... Si giocano sui recuperi, ci sono determinate cose. Cioè sono... facciamo una cosa Ti chiedo pure no, facciamo una cosa abbastanza seria, nel senso che nulla... Metà settimana partita, logico. La partita dove hanno giocato a Forio, oppure la partita. O la partita in tra di loro, e ci sono grandi, poi dopo c'è sempre il lavoro con la palla, e quindi per alzare l'intensità. Ma tra l'altro oggi il pallone sta quasi in tutti gli allenamenti, mi sbaglio. E si fanno le partite a tema, insomma, per l'intensità, che può essere un valore aggiunto per il lavoro che poi si va a svolgere. Insomma, questa è la... L'ultimo giorno, la rifinitura oppure... La rifinitura fa, sì. Sì, il venerdì. Bene, quindi in effetti siamo quasi ai livelli di una squadra professionistica, manca un giorno solamente di allenamento, se non sbaglio. E il sabato certamente lavora di meno quella professionistica di quanto voi fate il venerdì. Come dicevo prima, perciò secondo me abbiamo un'organizzazione che... anche squadre di Serie D non hanno. Certamente, ma ci sono calciatori che lavorano anche? Ci sono calciatori che e lavorano. Come riuscite a
a mantenere. Fino adesso, tu sai che lavorando la maggior parte dei lavori dei lavoratori sono stagionali, quindi in questo momento è possibile sviluppare. Io sto lavorando ancora, quindi vado, insomma, finisco di lavorare e corro. Però poi, insomma, poi ci dovremo adattare a quelle che sono le necessità di ognuno. Però, si rischia, appunto, si lavora bene adesso fino a marzo, dopo Pasqua andiamo in difficoltà. Se carichi bene le batterie, poi puoi fare dei richiamini, dei lavoretti, insomma, perché comunque poi la partita, calcoli che sono 4 allenamenti più la partita. Quindi, insomma, per chi gioca. Oggi lo staff tecnico è composto da Isidoro Di Meglio, Francesco che fa il vice e tu che fai il preparatore, vero? Sì, e poi sta Michele Migliaccio per i portieri. È un altro grande merito che va dato a Isidoro, che ha trovato a Luca Fondicelli un ruolo che lo sta confermando come tra i migliori. La scuola che Luca sta giocando veramente bene. Fondicelli era un tecnico che... Ma è un tecnico tutto per fare quel... Che giocava a centrocampo, anche mezza punta a volte. Sì. Poi ti voglio dare una mia visione della cosa. Da un punto di vista logistico, il Riccioli va a perdere giocatori, come dice Dani giustamente, non tanto perché il tecnico gioca anche nello spazio, ma giocatori tecnici e veloci, come può essere Gigio Trani, Antonio Matarrese, in un campo come il Riccioli, che ha limiti laterali e limiti frontali, non permette l'esplosione della velocità in progressione. La progressione. Perché hai sempre un limite. Ma forse Matarrese ha più progressione di Gigio. Gigio dei 30 metri, Mandoni è un fondista, quello che può essere Davide Trofa, insomma, ha una gamba Gigio veramente... è un rapido. È un rapido, che però la progressione riesce anche a sviluppare. Invece Antonio non è tanto, però in progressione... Antonio fondamentalmente sul Mazzilla ha spazio e va via, come un cavallo che vede la prateria. E sul Riccioli si perderebbe, perché comunque la propriocezione è totalmente differente, lui vede di fronte le barriere e il sistema di difesa centrale tende a contenere, cioè non lo dico io, è il sistema di conservazione e di autodifesa. Perfetto. Quindi secondo me, per quello che è le nostre qualità, per quelle che sono... Ma voi quante volte vi allenate al Mazzella e quante al Riccioli? Al Mazzella dipende dalla disponibilità, siccome il Mazzella è sempre quello, diciamo, un po' un purgatorio, perché basta, in questi periodi è una palude, una risaia. Cioè, infatti l'altro nome, le mondine, il Riccioli, insomma, però insomma anche su Riccioli riusciamo a sviluppare a livello aerobico, poi le partite a tema. Comunque una volta a settimana ci lavorano sopra, insomma, ecco. E quelle che mi diceva poi all'inizio anche Enzo, quando parlavamo all'inizio, dice, guarda, non è semplice fare la mazzetta, perché il passaggio sull'erba, se non stai bene fisicamente, è totalmente differente rispetto al sintetico. Sì, ma poi va dato anche più sostanza. Esatto, al passaggio. Cioè, devi essere tecnico, devi essere qualitativamente buono per stare su questo campo. Perciò partiamo dal presupposto che poi, comunque, la nostra storia calcistica ci ha sempre visto disputare campionati di un certo livello, ma dall'eccellenza alla Serie D, quindi abbiamo una visione strutturale, logistica, che deve essere quella là, impostata su un lavoro valido, insomma. Pubblico al Mazzella, i numeri quali sono? 50, 100? Io penso che saliamo sempre al di sopra dei 100, penso, anche calcolando una cosa, tu lo sai, l'ischitano è criticissimo in tutti i sensi. Poi c'è troppa televisione. Troppa televisione, giustamente, ma Capriari, ma non è vero, perché poi chi viene, adesso anche con il tema non è invogliato, però chi viene vede gente che c'è qualche amico, ci sta adesso che gioca, e anche più anche l'ischitano che gioca attira di più, certamente, perché comunque vado a vedere Daniel, vado a vedere Gigio, vado a vedere Antonio, vado a vedere Enzo, insomma, vado a vedere, e questo, da questo bisogna ripartire. Poi i calcoli che abbiamo preso qua sono quasi tutti ischitani, sì, ragazzi, e questo errore noi non dovremmo proprio più fare anche in futuro, perché abbiamo fatto un errore vergognoso anche noi tifosi di permettere che l'ischitano venisse proprio quando l'Ischia Calcio è nata con gli ischitani. Alla fine la cosa che dispiace, i vari Impagliazzo, Florio, se dovevamo retrocedere e scomparire, almeno avessero giocato loro, sarebbe stato tutto diverso. Ma probabilmente non saremmo neanche scomparsi. Ma quantomeno l'Ischia Calcio è servita a Filippo, a Florio, insomma, per dargli un po' di verità, quantomeno bene o male, ed Impagliazzo anche, che ci ha dato tanto, Andrea ci ha dato tantissimo, gli stessi ragazzi che venivano.
Ma gli stessi ragazzi di Bacoli, no? Della salvezza di Bacoli, ma tu ti devi togliere solo il cappello, voglio dire. Sono d'accordo. Rispetto a quelle, tutte quelle le vicissitudini che abbiamo dovuto subire, noi come sportivi solanici dovremmo veramente indignare e ripartire, e sfruttare questo. Chi ci tiene veramente a rischio dovrebbe avere lo spirito critico di dire una cosa, però anche accettare di buon grado, andiamo a sostenere questo progetto, che è un progetto di tutti i schitani, di tutti i ragazzi. Poi lasciamo stare che noi, io fra 3 minuti cambio idea, però tecnicamente io mi deve cambiare idea il tifoso, chi programma deve avere la sua idea e deve mantenere la rotta ben precisa, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte, e noi ne abbiamo la controprova qui, perché qua un giorno veniva uno, un giorno venivano tutti i grandi messia, cominciando da Maurizio che mi diceva Simone gli hanno rinnovato anche il contratto a Reggio Calabria. Io non so queste persone come fanno a trovare squadra e continuare a proporsi. Forse il calcio malato che ha portato alla non qualificazione dei mondiali è questo qua, è la classica espressione di un fallimento di un sistema. Ci sono altri due che non hai nominato. Ma io guardi, io di quel periodo voglio dimenticare tutto. Io di quel periodo dell'Ischia di Lega Pro, la gente, grazie a loro, ma grazie a loro che cosa? Grazie a loro grazie ai tifosi non c'era grazie più niente. Grazie a loro siamo arrivati lì, però grazie a loro siamo scomparsi. Ci avevano dovuto mantenere, quindi, quantomeno lasciare il titolo in Serie D così come l'avevano preso. Quindi, questo era il segnale finale. Enrico, in matematica, no? Più 5, meno 5 fa 0. Quindi loro ce l'hanno fatta. No, ma qua non ha fatto neanche zero, qua fa meno 5. Fa... Solo perché ce l'avessero lasciati in Serie D avrebbe fatto zero, quindi nulla di vantaggio, nulla di svantaggio. Cioè loro non hanno avuto neanche la dignità di lasciare l'Ischia nella categoria in cui l'hanno presa. Esatto. Non hanno avuto neanche quella dignità. A zero. A zero. Non hanno avuto neanche... Quindi a tutti coloro che dicono che questi ci hanno portato, io dico... Venitevi a vedere i sacrifici di un gruppo di tifosi e di amici, più che altro, e poi si parla. Non si deve sempre criticare a priori, cerchiamo di aprire la mente, perché se quelli li dobbiamo ringraziare, che ci hanno, allora, hanno preso una squadra di Serie D, di un certo valore, l'hanno restituita, cioè non esisteva l'Ischia, fallita completamente, E vuoi criticare un progetto di qualcuno che sta in prima categoria con dei ragazzi che fanno dei sacrifici e che comunque stanno dando anche soddisfazione di Ischia? Penso che non sia per niente corretto. Ora ci andiamo a vedere le immagini di questa partita, perché è una vittoria, ma è una vittoria anche importante perché viene battuta la prima della classe. Le immagini. Può cominciare Rinascita Ischia contro Playa Nunchiaiano, gara valevole per la 10ª giornata del campionato di prima categoria. Non è così... Secondo il direttore di gara, qui Montenegro rischia, occhio, la palla anticipata da Mendil, c'è il gol, che pasticcio della difesa, e c'è il gol di Mendil. Il passaggio impreciso per Ferrandino mette un po' in difficoltà l'Ischia, allora la palla nei piedi di Esposito Giuseppe, il tiro alto, rischia qualcosa, sì. Occhio al cross però, la palla resta lì, poi... sulla parte alta della traversa c'è ancora calcio d'angolo. Il cross, il colpo di testa del calciatore per Mendil, grande giocata, Paradiso allarga verso Matarese, c'è spazio per Matarese che può andare, Matarese in aria, il cross al centro mette fuori Florio, che occasione questa per Matarese che avrebbe potuto anche calciare da lì. Riprende il match al Mazzella con l'Ischia in vantaggio 1-0 con la rete di Mendil. Secondo ad essere uscito. Occhio alla sfera. In zona Paradiso ci mette una pezza Florio. Poi la conclusione. È un altro regalo di Florio. C'è il raddoppio con la rete, se non andiamo errato, di Mendil. Parte il cross. Anzi, un tiro direttamente in porta. La palla che tocca la traversa prima di uscire. Parte il cross direttamente in porta, la palla che filtra di un soffio. Una chiusura di Fondicelli, poi la sfera termina nei piedi di Procentese che scotella per Pengue. La palla resta lì, la conclusione al volo del numero 11. Quella contro Varchetta che ha la meglio, farà partire Trani, occhio, gran lavoro di Trani qui, può andare a tu per tu. Serve Mendil, si propone sull'altro lato, Matarese invece rientra sul sinistro, Mendil il tiro, palla alta. Poteva servire Matarese.
cambio gioco sulla sinistra, nulla da fare. Lancio lungo che è buono per Mendil. Mendil tu per tu steso da Vastarella, e qui potrebbe scattare il cartellino rosso. Occhio allora alla discesa di Pengue, il cross al centro, il tiro, la palla alta di un soffio, come nella zona del non entrato buono, poi Migliaccio, serve Mendil, la palla è buona, Mendil entra in area, stavolta è steso e c'è il fallo ed è anche il cartellino giallo. Sul dischetto va Matarese, il tiro di Matarese, c'è il gol, tris dell'Ischia con Antonio Matarese. Si attende solo il fischio finale che arriva in questo momento. L'Ischia, la rinascita Isola Verde, si impone 3-0 sul Playanum, la capolista, la doppietta di Mendil. Studio, abbiamo visto le immagini, una partita bella, Mendil che ruba due palle importanti, fa due gol, cioè la capolista sembrava nel giallo-blu, Pierangio. Dal gioco visto sicuramente, insomma, anche perché c'è stato qualche bel fraseggio, veramente passaggi di prima uscita, è stata una partita abbastanza piacevole dal punto di vista qualitativo da parte giallo-blu. Daniel, loro qualche regalo ve l'hanno fatto però, eh? Sì, sia sul primo gol che anche sul secondo gol. Il rigore forse potevano essere più attenti. Il rigore poteva essere fuori area. Però alla fine noi avevamo preparato una partita dove dovevamo andarle a attaccare e non lasciargli spazio. E possiamo dire un pressing ultra offensivo, come si dice tecnicamente. Sì, anche perché per le oltre caratteristiche, la tre quarti. Per le caratteristiche della squadra, io, Mendil e Matarese siamo molto offensivi. Quindi allora, qua c'è pure Gigio che... Gigio che era in panchina, che quando è entrato pure lui è, entrato, è un giocatore offensivo. E abbiamo centrocampisti come Dino, Paradiso, Varchetta e Ferrandino, che comunque corrono tanto anche per noi e recuperano un sacco di palle. Come detto, dopo c'è Fondicelli, che ha una mentalità più offensiva, Luca, che da terzino. Luca che sta facendo, a mio modo di vedere, sta facendo un campionato da tutte le partite da 7 e più. E poi c'è questo Ferrandino, questo coniglio tirato fuori dal cilindro. Aldo Marino. Che sì, è un giocatore che sta dimostrando di sta saperci bene, stare in campo. Con personalità, con carattere. Il ragazzo, devo dire la verità, che chiede molti consigli alle persone molto più con esperienza di lui. Un ragazzo d'oro. Ok. Una bella squadra che in effetti è lo specchio della famiglia che siete. Sì, una famiglia, detto bene, Enrico. Guardando questa squadra già si vede, già si sente profumo di promozione, non è squadra di prima categoria. Assolutamente, per l'organico che ha è di un valore completamente aggiunto, anzi è un lusso avere giocatori di questo calibro in queste categorie che... anche se sono categorie basse, però si riparte da zero, anche per questo si chiama rinascita Ischia e si sta rinascendo. In effetti qualcuno aveva detto: ma non spendiamo soldi adesso, compriamo un titolo dopo, perché con 10-15 mila euro si compra un titolo di promozione, ma la soddisfazione di vincere sul campo voi la volete proprio gustarla fino in fondo. Bisogna fare esperienze sul campo, anche perché poi un giorno quando c'è le persone di una certa esperienza come Enrico Scotti si faranno da parte. Quest'anno anche la segreteria, Aldo, insomma, ha dovuto affrontare a Ciro Cucci. Possiamo dire che Enrico vi ha dato un poco delle una grandissima dritte. Esatto, e questa è stata una scuola, una nave scuola, assolutamente. Io mi auguro che il calcio possa continuare ad Ischia, per i ragazzi di Ischia, per tutto quello che ha significato il calcio ad Ischia, perché volendo o nolendo fa parte della... Allora, il calcio ad Ischia è qualcosa di importante perché ci ha reso famosi un pochettino, per come l'unica isola minore a disputare campionati professionistici. Abbiamo ospitato giocatori di un certo livello, abbiamo fatto crescere giocatori di un certo livello.
Quindi mi auguro che questo progetto possa continuare con le qualità e con la voglia con il quale è nato. Insomma, noi dovevamo... Dovete fare, diciamo, dovete essere la calamita dove tutti possono... Confluire. Diciamo, confluire. Questo è l'importante. In passato c'è sempre stata la società dove c'erano le porte chiuse per determinate persone. Prego. Questo basta, Enrico, sai perché? Perché noi probabilmente in altri tempi si poteva fare, oggi come oggi, dove le condizioni economiche sono quelle che sono, non c'è più la capacità né materiale e neanche la voglia di poter investire in qualcosa di così insignificante come una squadra di prima categoria. Allora, se il progetto lo si va a valorizzare in maniera pulita, in maniera seria, dove qualcuno vede che tu hai voglia, non fai nessun tipo di sotterfugio, invoglia anche l'appassionato, che ce ne sono tanti, e magari da qui poter andare avanti grado dopo grado facendo il settore giovanile, come c'è sempre, sai, perché io ricordo quando ero ragazzo, i ragazzi, il sogno dei ragazzi è mettere la maglietta dell'Ischia Calcio. Cioè, c'era un settore giovanile, c'erano ragazzi che poi la squadra di mister Cannavacciuolo con Luciano Ricci, Michele Castagliuolo, Pasqualino, cioè quello vince il campionato Beretti, dove sono più questi ragazzi? Ma secondo me ci sono, vanno fatti confluire. Confluire, perché se quel Fabrizio Ferrandin, che non ha mai giocato a calcio se non al torneo amatoriale o ha fatto i cucini col Campagnale, viene lasciato bene, che adesso, cioè, qualitativamente penso che poteva giocare. Certo. Cioè, abbiamo visto degli scandali umani noi qui. Sono anche in Lega Pro. Soprattutto giunti dalla terraferma. Ecco. Sono perfettamente d'accordo con te. Daniel, questa squadra, così come è costruita, punta direttamente al vertice, penso, no? Sì. Non è inutile che ci nascondiamo. No, il nostro obiettivo, io da quando sono arrivato... ho sempre pensato che il nostro obiettivo è vincere, infatti parlavo anche con i più giovani, devono cominciare a ragionare con la mentalità di vincere tutte le partite. Sacrificio porta alla vittoria e poi l'unione. Dobbiamo lavorare tanto, perché c'è da lavorare tanto, sempre con i piedi per terra, e poi tiriamo le somme alla fine del campionato. Ok, ora andiamo a sentire Mister Isidoro Di Meglio, perché con Mister Isidoro Di Meglio è stata fatta l'intervista dopo partita, sempre pagato, riflessivo, pronto a dare i suoi consigli. Eccoci con Mister Isidoro Di Meglio. Mister, vittoria importante contro la capolista, quale il Chiaiano, 3-0, un netto risultato. Sì, è stata una partita difficile da analizzare, soprattutto il primo tempo è stata fatta una grossa confusione, purtroppo in questi campionati dove c'è un arbitro soltanto, tra le altre cose anche giovane, che purtroppo appena qualcuno gli dice qualche parola va in confusione, cominciano proteste. Purtroppo il primo tempo la squadra non ha espresso un calcio che mi piaceva. Nel secondo tempo abbiamo cominciato a giocare a calcio, e quando la squadra gioca a calcio i risultati poi dopo si vedono. Ecco, avete inanellato adesso 4 successi di fila, sogni in grande questi Ischia? Ma oggi è normale che sogniamo, che ci fa piacere, ci godiamo la vittoria, però noi sappiamo che stiamo rincorrendo, dobbiamo cercare di fare di quanto meglio è possibile, questo per cui per raggiungere questi obiettivi i ragazzi hanno faticato tanto, quindi sappiamo che per noi da martedì non cambia niente, dobbiamo preparare la trasferta con la Real Grumese con l'obiettivo di portare ancora 3 punti a casa. Saldi per terra il nostro Isidoro Di Meglio, dice bisogna lavorare, non cambia niente, stiamo sempre dietro, dobbiamo rincorrere, non ci dobbiamo fermare. Come dice il mister, dobbiamo lavorare, fare ognuno il suo... Il mister non è rimasto contento del primo tempo, dice non si gioca così, dobbiamo cambiare. Il secondo tempo abbiamo, mentre approcciato alla gara in modo diverso, e sono soddisfatto del secondo tempo.
primo tempo è stato più un giocato, loro facevano un sacco di confusione, si lamentavano su ogni fallo, quindi è stato giocato poco. Però io sono contento del primo tempo perché ci sono state fatte giocate importanti, giocate che alla fine ci hanno portato al vantaggio, anche con un regalo loro, però si parte sempre da un pressing che noi abbiamo fatto bene. Pressing fatto da voi, Mendy intelligente rimane nel cono d'ombra, non sì, viene visto dall'avversario e si va a rubare quel pallone. Un sì, poco una giocata alla Maradona quando qualche anno fa. È stata letta bene la situazione, il pressing è stato fatto bene, alla fine siamo andati in vantaggio. Ok, pressing fatto sempre col giocatore in palla, a palla alta, spalle alla... A voi, in effetti, sì, come veniva letto questo pressing? Come veniva impostato? Sì, noi cerchiamo sempre di recuperare palla il più presto possibile nella metà campo avversaria, perché oggi il calcio di oggi, se tu recuperi palla nella metà campo avversaria, vanno in difficoltà. E quindi... Però bisogna anche correre di più, perché il pressing significa correre quando la palla la tengono loro. Noi abbiamo il preparatore che... lavora per questo. Lavora per questo. Ok, andiamo a vedere adesso, anzi a sentire l'allenatore della squadra avversaria che ha detto: noi eravamo una signora difesa, oggi abbiamo fatto i nostri regali e l'Ischia ne ha approfittato. Intervista. Siamo qui con Sandro Marino, allenatore del Playanum Chiaiano. Mister, sconfitta la Rinascita Ischia 3-0. Merito sicuramente alla squadra di casa, ma quei due errori madornali sono costati due gol pesantissimi. Sono stati diciamo l'apice della nostra sconfitta. Venivamo da 9 partite dove siamo la migliore difesa, avevamo preso solo 5 gol. E episodi così in 9 partite non l'avevamo mai avuti. Capitava in una sola partita. La fortuna può darsi che possono capitare una volta, ma non do atto comunque all'Ischia che ha creduto, diciamo, tutta la partita, ha meritato pure di vincere. È stata più cattiva, più cinica e noi siamo stati bravi solo dopo il 2-0. È una squadra che vuole puntare per il vertice, deve stare concentrata già dal primo minuto. Quindi merito all'Ischia che ha fatto 3 punti e noi ci andiamo a casa con la sconfitta. Però comunque voglio dire una cosa, l'Ischia è un'ottima squadra, rispetto, io l'ho vista un paio di volte a Napoli, sia col Qualiano che alla Loggetta, e sta crescendo, sarà una delle diciamo protagoniste alla vittoria finale. Ecco, cosa è mancato oggi per avere un approccio diverso alla gara? Cosa ha sbagliato il Playanum? L'approccio mentale, in queste categorie, la prima categoria è rispetto alle altre, se non hai l'approccio mentale, caratteriale, agonistico, viene a mancare e sono le basi fondamentali, quindi praticamente sono l'apice della sconfitta, l'artefice, diciamo, del non gioco. Parto dal fatto che comunque i ragazzi, una giornata a venire a fare la trasferta, andata stamattina alla sveglia alle 7, è problematica, lo so, ragazzi che lavorano tutti, nessuno viene dei rimborsi, quindi logicamente posso dare solo elogiare i ragazzi oggi, nonostante la sconfitta. Allora, tanti gli argomenti messi in campo dal mister della squadra avversaria, mister Marino, però dove noi non siamo d'accordo è quando dice la mattina ci svegliamo alle 7. Loro lo fanno una volta in tutto l'anno. Due volte, perché vengono all'H-. All'H-, mentre voi lo fate 14-15. Quindi questa cosa qui è proprio la classica cosa che viene annullata. Statisticamente non ha valore, perché ha un valore in più rispetto a noi. È un valore per noi, sì. Nel senso che noi ha un valore negativo, perché noi ci dobbiamo portare costantemente. E i giocatori, qualche giocatore deve pure venire. Quindi i nostri undicesimi, vabbè, queste difficoltà non esistono, vengono annullate totalmente, tanto di rispetto. Però Marina ha detto anche una cosa, dice, a favore giusta: Ischia è in crescita, in effetti lui l'ha vista più volte, è venuto qui, ha trovato una squadra che sta ancora crescendo e quindi la vede tra le protagoniste del campionato. Ma cioè, avere in squadra inserito Daniel Paradiso, Matarrise, Varchetto, adesso che viene anche Meriano, Luca Fondicelli che sta facendo, Enzo Restituto e Antonio Del Deo,
e Alessandro Dani che hanno dato una certa stabilità alla difesa. I ragazzi che comunque l'Ischia è normale che cresce, stiamo lavorando, magari il credo di Isidoro a livello calcistico, di mister Di Meglio a livello calcistico, piano piano viene assimilato. Certo, giustamente diceva Isidoro una cosa: noi dobbiamo rincorrere, chi rincorre deve sbagliare. Esatto. Simone, ma questa capolista ha dimostrato di avere delle qualità oppure è stata talmente annichilita dall'Ischia che ha dimostrato di essere poca cosa, almeno al confronto? Ma io mi aspettavo tutt'altra squadra, perché se questa è la capolista, allora il Maued merita di stare lì sopra, perché è proprio totalmente un'altra squadra, molto più ostica, tignosa da affrontare. A me, io veramente non so come fa stare là sopra, ha qualche giocatore, due o tre contati, ma per il resto io non ho visto niente di che. Il primo tempo ma non mi è parsa neanche una squadra atleticamente ben messa, non mi è sembrata... No. Per me si è a terra, poi è vero, ha preso tre gol in una partita, non era mai successo, ne ha presi due in un'altra e poi in un'altra, ha preso sei gol in tutto il campionato finora, però... Pure inesperta, perché il giocatore che prende il primo gol basta che tocca la palla nell'area di rigore, si ribatte la rimessa in gioco e si evitano tutti i problemi, no? Sì, ma il bello è che il difensore loro l'ha fatto per due, cioè ha fatto due volte lo stesso regalo, tra virgolette. Ma secondo me l'ha più che il regalo suo, è pure il passaggio del portiere che dà la palla a una persona che, anche perché che non si trova a spalle dietro agli avversari, perché poi sono anche questi, l'errore di chi sbaglia, ma anche chi mette il giocatore. Dobbiamo ringraziare anche la mediocrità di un arbitro che in questo caso, soprattutto del primo gol, era angolo per noi, un angolo pienamente visibile, cioè una cosa inverosimile, che tanto è vero che si è preso tante mese al gol, poi tutti quanti sono scagliati, grazie, perché proprio cioè ti veniva spontaneo, come fai? Allora questo campionato la Lega dovrebbe intervenire e investire invece di fare tante chiacchiere, anche qui mandare i guardiani, gli assistenti, perché sì, ragazzini, come dicevi, vengono anche aggrediti verbalmente, si trovano da soli ad affrontare decisioni di un certo livello, ma dagli un supporto. Cioè, hai perfettamente ragione. Allora, prima di andare in pubblicità, poi abbiamo anche un'altra telefonata importante. Chiedo alla regia di farci vedere la moviola. La vediamo dopo? Dopo la pubblicità la moviola. Scaglione, la boutique dell'eccellenza. Uomo, donna e accessori. Cogli la promozione autunno 2017. In regalo per te un pullover lana cashmere per ogni 250 euro di acquisto. Un'occasione valida nei negozi Scaglione di via Alfredo De Luca e Corso Vittoria Colonna ad Ischia. Scaglione, la boutique dell'eccellenza. A Ischia, dal 1934. Per un Natale alla grande, scegli le grandi offerte della ditta La Raspata. La ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati, ti propone grande qualità a prezzi super convenienti. Vongole con guscio, panna pesca, chilogrammi 1 a 5,69 euro. Misto per risotto e spaghetti sapori e tradizioni, grammi 250 a 1,79 euro. Crocchè medi pronto forno rispo, grammi 500 a 2,99 euro. Fritto misto pronto forno rispo, grammi 500 a 4,10 euro. Patate taglio classico a vico, chilogrammi 1 a 1,60 euro. Filetti di baccalà panati, grammi 600 a 5,69 euro. I prodotti La Raspata li trovi nei migliori supermercati e negozi alimentari. Chiamaci allo 081 90 27 56. Visita il nostro sito per conoscere tutte le nostre proposte. A Natale a tavola c'è più gusto se scegli La Raspata, specialisti nel freddo. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute.
Medmar. Chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar. Andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Sull'Isola Verde, nel centro di Ischia, Dico Hotels. 4 alberghi, 4 stelle, a 4 passi dal mare. Terme, piscine, beauty center, spiaggia. Per una vacanza tra comfort, relax e benessere. Il gruppo Dico Hotels ti propone Hotel Royal Terme, il classico, per comfort e benessere. Hotel Parco Aurora Terme, una finestra sul mare, per emozioni uniche. Hotel San Giovanni Terme, l'elegante, con ampio giardino attrezzato. Hotel La Villa Rosa Terme, piccolo, raffinato, riservato e nel verde. Centro prenotazioni 081 99 20 22. Info www.dicohotels.it. Dico Hotels, 4 stelle, a 4 passi dal mare, al centro di Ischia. Comfort e relax per il tuo benessere. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la Futura. La differenza? Una questione di stile. Per la tua pubblicità scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse so... Allora, torniamo in studio, abbiamo con noi Mendil, l'autore della doppietta, ma anche del rigore procurato nella gara di ieri della Rinascita Ischia. Ciao Mendil, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, a Simone. Buonasera. Senti, ma vi fa lavorare questo Pierangelo oppure no? Adesso mi stavo venendo l'ansia per pensare alla mente di domani, quindi sto scherzando. Sei preoccupato per domani, eh? Stiamo lavorando benissimo e veramente lo ringrazio. Non lo conoscevo come persona, ma non come preparatore atletico. Devo fargli veramente i complimenti per la sua competenza comunque nel suo settore, perché si vedono i risultati. La domenica siamo bene in un campo non facile, perché il Martello è un campo grande, il più grande d'Europa, quindi è vero, è vero. La squadra come la nostra comunque sono dei giocatori che non sono mai stati abituati ad allenarsi in quattro poi volte, neanche tre volte. Non è neanche un campo che sta proprio bene come fondo, deve essere abbastanza pesante anche. È pesante, però comunque arriviamo la domenica con forza e con forza, e questo è importante. Senti Mendil, 8 gol in 7 partite, un bel bottino, te l'aspettavi? Ma diciamo che il merito va sempre alla squadra, poi è normale che un giocatore come del mio calibro deve sempre dare qualcosa in più, perché se no non avrebbe senso, soprattutto per me e per la causa. In effetti hai una carriera importante alle spalle ed hai un bagaglio tecnico che devi mettere al servizio della squadra. Sì, quello che stavo dicendo adesso è la squadra che i compagni di squadra che mi mettono sempre in condizione comunque per far gol, magari per poter dare un contributo con assist o con impegno comunque anche a livello difensivo, perché qualche volte si fanno soffrire, e quindi questa è la cosa importante. Guarda, facendo il commento ai tuoi due gol di ieri, mi è sembrato di rivedere Maradona, soprattutto il primo che ti eri quasi nascosto alle spalle e poi hai anticipato il portiere. Ma rivedendolo più volte, credo che a prescindere dello sbaglio del difensore centrale, penso che il portiere ha sbagliato, perché eravamo già in grossa pressione, credo che
dà mai la palla al difensore avendo già due uomini comunque vicino. Quindi, esatto. Rivedendola più volte, sembra più uno sbaglio del portiere che del difensore, perché il difensore giustamente era spalla alla porta, quindi non ha visto i piedi e che andava a prefarlo. Senti, a proposito poi dell'espulsione che non c'è stata, secondo tempo parti in contropiede, cadi, sembra che c'è un fallo dell'avversario che ti tira per il braccio e poi dopo l'arbitro prende il cartellino, però lo ripone nel taschino. Che è successo? Sì, quello che ero in vantaggio, c'è stata una leggera tenuta, ma la solita comunque trattenuta quando il difensore ti tiene col braccio, diciamo, o sulla maglia o sul braccio, ho accentuato un po' la caduta girandomi e cercando di fare le... Poi mi andava sinceramente di... ma non per qualcosa, mi sarei assunto le proprie responsabilità in caso di magari di mancata vittoria. Come? Cioè, in effetti non volevi che il calciatore venisse espulso perché non c'era stato un vero fallo, vero? No, non c'era stato un vero fallo, io comunque la caduta con furbizia, con malizia, fa parte del gioco, per tutto rispetto, però comunque... Comunque va bene così. Senti, ultima domanda che ti faccio, Mendil, questa squadra può arrivare prima oppure troppo dietro ancora? Innanzitutto volevo approfittarne della possibilità di fare i complimenti comunque a tutta la squadra, per quanto alla società per primo, per quanto riguarda gli sforzi di mercato che hanno fatto adesso, e questa è una cosa comunque da sottolineare, perché significa che la società è ambiziosa e vuole raggiungere un traguardo importante, che sappiamo tutto. Per quanto riguarda un altro complimento va nei compagni di squadra, perché quando devi rincorrere la classifica devi spendere un doppio energia, psicofisico, quindi psicologicamente spende sempre il doppio, perché devi sempre pensare che devi vincere per forza, e magari a dirlo è facile, però magari poi a metterlo in pratica sul campo si spreca, si spende parecchia energia, quindi questi complimenti, che la squadra comunque da quattro partite sta reggendo ancora, e dobbiamo fare quest'ultimo sforzo domenica. È chiaro che una squadra come la nostra non puoi puntare a qualcos'altro, quindi non è facile, non avendo magari giocatori che non sono abituati e che non hanno mai vinto un campionato. Però vincere aiuta a vincere, quindi magari iniziando ad abituare questa squadra, altri compagni di squadra a vincere le partite, magari si mentalizzano e cercano di vincere ogni partita, anche la partita del giovedì, che è importante. Ok, allora Mendil, io ti ringrazio per il tuo intervento, ti aspetto nei nostri studi prossimamente, sperando che il mare ci permetta di fare collegamenti marittimi. Va benissimo. Ringrazio a tutti, buona serata. Grazie. Ciao, e in bocca al lupo. Allora, abbiamo sentito Mendil, professionista serio, persona per bene. Ora ci andiamo a vedere velocemente la moviola. Chiedo alla regia di farci vedere un po' gli episodi, i dubbi. Iniziamo con l'azione del fallo, appunto, ai danni di Mendil. Viene trattenuto. Allora, Pierangelo, il fallo sembrava esserci comunque. Assolutamente. C'era, magari non ha voluto... è inevitabile. L'arbitro è stato... Simone, in effetti pure dagli spalti si era capito che il calciatore sarebbe stato espulso. Adesso di sportività, poi interpreteremola così perché... Fair play. Speriamo che ce ne siano anche nei nostri confronti. Assolutamente, la cosa buona che devo dire è che poi Mendil parte dietro e arriva avanti. Ma lui, secondo me, la potenza ce l'ha dalla gamba, poi sta a voi meccanici mettere a posto il motore. Ok, andiamo a vedere adesso l'altra azione
che abbiamo segnalato nel... Allora, palla lunga, ancora un erroraccio della difesa mai pronta, c'è un fallo, sempre su Mendil che... Secondo, tocca il secondo piede dietro. Se vediamo il fallo inizi fuori aria. Colpito fuori aria netto, Poi effetto. Dopo lo tocca anche dentro. Però è fuori aria, secondo me, il fallo. Fallo fuori aria, in effetti l'arbitro... Ma come dicevi tu, non è facile, capire, l'arbitro deve correre dal centrocampo e si trova sempre troppo lontano dal pallone. Io poi l'ho visto, era un ragazzino, insomma, l'ho visto in faccia, era piccolino, cioè, ti dispiace pure dire, però insomma, secondo me va rivista questa regola come, perlomeno un'assistenza, una cosa. Daniel, il rigore lo tira Matarese, lo deve tirare lui? Sì, no. Oppure ha fatto una richiesta? No, il mister negli spogliatoi ci ha dato delle cose scritte dove c'era scritto che Mendil primo rigorista, Matarese secondo. Poi... Quindi nel momento in cui Mendil ha fatto i due gol, effetti... Poi è normale che se se la sente di tirare il secondo rigorista, si mette d'accordo con il primo rigorista e tira lui. Tu che competenze hai in campo? Io mi occupo più dei calci d'angolo, calci di punizione. Perché io a favore. Ricordo che il tuo piede è quello qualcosa, che è molto educato. Qualcosa c'è rimasto ancora, sì. Quindi hai un bel piede, quindi potresti battere anche il rigore, però il rigore è là, più che una questione di piede, è una questione anche di freddezza. Sì, no, vabbè, il mister fa delle scelte. È giusto che sia giusto così. Puoi anche dividere i compiti perché sì, non faccia tutto lo stesso calciatore. Ok, allora siamo quasi in chiusura. Noi abbiamo anche la nostra rubrica del Golden Goal. Chiedo alla regia di farci vedere i 10 gol che sono stati segnalati durante la settimana. I migliori 10 gol delle isolane. Torniamo in studio, abbiamo visto tutti i gol,
classifica che cambia, la votano su Facebook, tutti possono votarla e in effetti Lauro è passato al primo posto, scalzato Chicco Arcamone che ha fatto un gol bellissimo, bello anche il gol di Lauro. Un giudizio, Simone, su questi gol? Dopo quanto tempo è cambiata la classifica? Perché adesso, questa settimana, quindi sono almeno... Beh, i gol aumentano, speriamo di... Non è che ne aumentano troppo, però... No, vabbè, speriamo di vedere qualcuno anche dell'Ischia. Certamente. Dentro, qualche magia, soprattutto abbiamo qui un attaccante come Daniel. Di quindi... qualità. Allora, abbiamo rivisto i gol, quale ti è piaciuto particolarmente? Ma, effettivamente il primo e il secondo sono insomma quelli più, anche se quello di Barbieri è stato... Fa male quello di Barbieri, però un bel gol, sì, sì. Allora, Daniel, guardando questi gol, quale ti è piaciuto di più? Il secondo, Chicco Arcamone, sì. Controllo di quello destro, più difficile è anche quello più difficile. Completo in tutto, sì. Sia nello stop che nel tiro, fatto con la giusta forza e la giusta precisione. Ok, chiudiamo qui la nostra trasmissione, ringrazio gli ospiti che sono stati qui con noi, inizio da Simone Vicidomini, grazie per essere con noi Simone, per la tua collaborazione, grazie a te, Pierangelo, in bocca al lupo alla rinascita, facciamo il tifo per lei, sperando che possa tornare più in alto possibile. Grazie a te Daniele, in bocca al lupo. Ok, con questo è tutto, arrivederci a lunedì prossimo.